socialista e quello è uno di destra, ma questa sorta di emotività del tempo di internet, cambiamo tutta idea perché vediamo una foto, un fotogramma, un'immagine. Ora prendete la foto di Aylan, la foto del bambino morto raccolto da quel soldato siriano. Ebbene, quella foto è diventata un po' il simbolo caricaturale di questa divisione fra destra e sinistra, ma in realtà dovrebbe preoccupare sia la destra che la sinistra. Cioè, quella foto ha cambiato la storia d'Europa, quasi probabilmente, o è diventato l'emblema del cambiamento della storia d'Europa. Però a me non preoccupa che abbiamo idee diverse su questo, sull'immigrazione, sui profughi, o sull'interpretazione di un'immagine, o se pubblicarlo o meno. Mi preoccupa che il 90% dei quotidiani italiani non hanno avuto il fegato di mettere quella foto in prima pagina, perché un attimo prima c'è il buonismo, Dio, no, i bambini, qualcuno si turberà, e che un attimo dopo tutti quelli che magari avevano detto no, non mettete la foto, improvvisamente si riscoprono buoni. 5 minuti prima erano cattivi. Allora vi dirò il disagio di fare i talk, quindi di essere la sentina. Noi siamo il pater di tutto, della politica, delle ideologie, della cronaca, delle grandi battaglie. Ecco, il dubbio è esattamente questo, cioè ho paura di un mondo in cui si passa da un'idea all'altra perché improvvisamente c'è un'ondata di emotività e si può nel tempo del vuoto essere una cosa e il suo contrario, come quelli che incontravi in un certo periodo dicevano sai che forse voto Grillo, poi li rincontravi dopo un mese e dicevano ma sai che forse voto Monti, ma come, Monti o Grillo? Sì, perché si poteva essere il massimo, come dire, dell'establishment e il massimo della protesta, e in questo vuoto non c'è spazio per niente. Quindi, se voglio essere un po', diciamo, sulla tua provocazione, preferisco un po' di sane ideologie. Preferisco il tempo in cui diceva Pasolini, se quello era fascista lo vedevi dalla faccia, ma anche se quello era un metalmeccanico da CGL lo riconoscevi dalla faccia, non per romanticismo o nostalgia, perché un mondo in cui c'è qualche punto fisso, in un paese sordido come l'Italia, almeno non vivono l'unica specie che invece in questi tempi fa grande fortuna, i gattopardi.